È iniziata molto presto la mattinata di Ibra. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic, indubbiamente, che ha preso l'aereo presto per atterrare alla Malpensa, ma è iniziata ancora prima la giornata di Invincible Ibra, il mio cavallo che vediamo lavorare sulla meravigliosa addirittura della pista di allenamento di Chantilly, sul cammino agli ordini di Alessandro Botti con il prestigioso Christian De Muro in sella, perché sono lavori che lo devono portare al massimo della condizione per il suo debutto, che speriamo avvenga presto. Poi Zlatan Ibrahimovic, il giocatore, il bipede, abbiamo parlato del quadrupede. Ecco l'altra immagine che vogliono i tifosi del Milan, questa: l'arrivo alla Malpensa intorno alle 11:30 più o meno. Ringraziamo gli amici di Milan News per averci dato queste immagini. È arrivato dunque, è salito sulla macchina del Fido Orazio, da sempre nel Milan, ed è andato verso Milano. Il giocatore non effettuerà oggi le visite mediche, da quello che ci è stato detto, ma entro le prossime 48 ore. Lì si tratta di vedere come si sta evolvendo, non è che ci sia questa urgenza drammatica per capire. Tanto in ogni caso adesso deve continuare le sue cure. Parliamo cure a livello di ultrasuoni e di tutte queste cure per lenire il dolore e soprattutto per disinfiammare la parte e perché lo stiramento si riassorba a poco. Tutto quello che mi ha insegnato Rudy Tavana e oggi Stefano Mazzoni, i miei maestri di anatomia calcistica. Per quello che riguarda Zlatan, dunque, inizierà appena il dottore darà il suo ok la leggera preparazione, e vedremo se per la partita con la Lazio del 4 o per la partita con la Juventus, ricordiamo, martedì alle 21:45, giorno 7, il giocatore potrà essere a disposizione del Milan. Una presenza importante sul piano della leadership, sul piano della personalità, sul piano proprio ambientale, un giocatore il punto vero, il punto di riferimento, un punto di riferimento che vuole rimanere a Milano. Speriamo che venga, tra virgolette, accontentato dalla proprietà, dalla società, dal nuovo o vecchio. Io tengo sempre le due parti, anche se sono convinto che Ragnik sia sempre il candidato numero uno per la panchina del Milan, e speriamo che anche la parte tecnica sia convinta dell'utilità di Zlatan Ibrahimovic, che mi avevano detto, come vi ho già sottolineato, bello carico. Intanto queste immagini di Zlatan Ibrahimovic che torna è già una immagine che piace, più di quella, ma riguarda solamente me, Invincible Ibra, il mio cavallo che ha lavorato. Quello che conta per gli appassionati che potranno seguire con simpatia il mio cavallo, ma seguono con passione, amore, affetto e grinta il ritorno di Zlatan in campo. Non ci sarà in Coppa Italia, dove si deve ancora decidere la data della Coppa Italia, dovrebbe essere il 12 e il 13, ma deve arrivare dal governo l'ok, con il Milan che sembra favorito a giocare prima, anche se l'Inter avrebbe voluto l'inversione per avere poi più tempo, visto che è impegnata in tante partite in tempi ravvicinati. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, a me è piaciuto molto, due video che a me sono piaciuti molto, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.